Il film racconta e dà forma visiva a tutta una parte di viaggio che non si conosce. Ok, noi siamo abituati a conoscere le immagini dei barconi che arrivano e non sappiamo che dietro quei numeri di persone che arrivano, vivi o morti, ormai sono numeri, ci sono delle persone con delle famiglie, con dei desideri, con dei sogni, che affrontano un viaggio che è un'odissea. Allora io ho cercato di dare forma visiva nel nostro film a tutta quella parte di viaggio che non si conosce. Questo è quello che mi ha spinto a raccontare questa storia, cercare di raccontare dal loro punto di vista, quindi in una sorta di controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere, il loro viaggio, per far capire, mi auguro, che dietro quei numeri ci sono delle persone e che c'è tutto un viaggio, a volte terrificante, con anche degli squarci di speranza, per fortuna, perché nei momenti più difficili tra gli esseri umani spesso si creano dei momenti di grande solidarietà, da sempre, e quindi ci sono anche dei momenti di solidarietà tra di loro, e questo è quello che ho cercato di fare, con l'aiuto di chi realmente ha vissuto quel viaggio. Quindi ho scritto questo racconto con l'aiuto di ragazzi che hanno vissuto questa odissea, perché qui parliamo di un'odissea, parliamo dell'epica contemporanea, sono gli unici oggi che sono portatori dell'epica contemporanea, sono loro, sono degli eroi contemporanei, e questo è quello che cerca di fare il racconto. Il racconto che abbiamo fatto è un'avventura epica, dal loro punto di vista do voce, diamo voce a chi di solito voce non ha. Questo è il film, di un'ingiustizia, ok? Un'ingiustizia che è un'ingiustizia legata al fatto che ci sono dei giovani, tanti, milioni, che non hanno gli stessi diritti di altri giovani che possono viaggiare liberamente. Ci sono tanti giovani in Africa che per venire qua devono rischiare la vita, e questa è un'ingiustizia a cui loro non sanno dare risposta. Questo è il tema di cui parla il film. Poi gli aspetti di cronaca rispetto a quelli che sono le notizie di oggi, eccetera, è un'emergenza che c'è da anni e ci sarà, ahimè, temo, ancora per anni. Ma ovviamente siamo orgogliosi di poter rappresentare l'Italia agli Oscar, e ci auguriamo che il film riesca a toccare il cuore anche degli americani. Qui in Italia stiamo facendo un giro per tutti i cinema d'Italia e siamo colpiti dalle reazioni del pubblico così calde, perché effettivamente sei tu il protagonista, con la sua interpretazione, con la sua purezza, con la sua umanità, arriva dritto al cuore delle persone, e quindi siamo fiduciosi che possa accadere anche oltreoceano.